Il Vivi Altotevere Sansepolcro ha perso per 1-0 la partita interna contro lo Scandicci, valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie D Girone E. Decisiva la rete di Papini al 75esimo minuto. Andiamo a sentire le interviste realizzate nel post-gara con i due allenatori Mezzanotti e Cecchi. La sconfitta che fa male, certo che fa male, tutte le sconfitte fanno male. Questa va molto male, anche perché abbiamo avuto più di un'occasione per fare gol, abbiamo avuto più possibilità di loro di fare gol, perché onestamente io non ricordo una parata, e quindi usciamo sconfitti in un momento in cui non dovevamo uscire sconfitti. Lo Scandicci viene da due vittorie consecutive veniva, e non si fanno per caso, qualche campanello d'allarme c'erano, però voglio dire alla fine hanno fatto un'azione e il gol perché Vadi non ha fatto una parata. Mentre noi, secondo me, abbiamo avuto sì al primo tempo, dove potevamo sicuramente, no, far gol, abbiamo avuto più di un'occasione. E anche il secondo. C'è grosso rammarico e grossa incazzatura. Qui c'è da giocarci tutto per tutto ogni domenica, perché una domenica sembriamo, no, che va tutto bene, una domenica tutto male. Non è così il calcio. Noi sappiamo che dobbiamo in qualche modo tirar fuori le unghie e salvarci. Questo dobbiamo fare. In ogni campo, e poi vedremo alla fine quello che siamo capaci a fare. Di sicuro posso dire che questi ragazzi anche oggi hanno dato tutto, e onestamente abbiamo creato molto più di loro. Questo è poco ma sicuro. Se poi dopo stiamo qui a dire che abbiamo perso, certo abbiamo perso, che cazzo volevo dire, che vi devo dire, abbiamo perso, però non posso dire che non abbiamo creato, non abbiamo giocato fino alla fine. Quindi questo è lo spirito, e noi non dobbiamo pensare a una domenica sola, perché sarebbe sbagliato. Dobbiamo pensare che noi abbiamo un obiettivo, quello è il nostro obiettivo, punto. Ma certo, Fabio ha fatto un ottimo primo tempo, infatti il primo tempo adesso abbiamo fatto molto bene. Dopo è normale che qualcosa lasciasse, ci mancherebbe altro. Sono 6 mesi che non gioca, ci daranno una grossa mano Catacchini, come la devono dare tutti quanti. Adesso questa squadra, secondo me, sta bene in campo, gioca e crea e deve raccogliere, perché deve raccogliere. Sì, diciamo, i risultati sono questi, e oggi affrontavamo una partita che sapevamo difficile. In certi frangenti abbiamo anche sofferto, ma con i ragazzi ci eravamo preparati, perché sapevamo che era un campo difficile, e avevo chiesto che ogni volta che riuscivamo a creare delle opportunità di essere coraggiosi, di andare a cercare di far gol. E i ragazzi l'hanno interpretata bene, e da ultimo potevano anche pareggiare la gara, però sostanzialmente, secondo me, questo è un mio parere chiaramente, e sul piano del gioco forse abbiamo fatto qualche cosina in più. È vero che comunque loro sono sempre pericolosi su queste palle dentro l'area di rigore. Sì, sappiamo che abbiamo due giocatori veloci, sappiamo che Santi è un giocatore che accompagna bene le due punte là davanti. Abbiamo interpretato bene la partita, abbiamo interpretato bene con lo spirito giusto, e sono partite che è logico soffrire, perché quando si viene a giocare su questi campi è giusto che ci sia anche un po' di sofferenza. Però poi alla fine il risultato è importante, però la strada per noi è ancora molto lunga. Purtroppo, per fortuna, che il campionato è ancora lungo, perché dobbiamo risalire ancora la classifica, perché non siamo salvi, e quindi c'è ancora tanta strada da fare.